Si chiama IMAF, International Migration Art Festival, ed è un festival che si svilupperà tra Milano, New York e Los Angeles. Sono quattro le categorie ammesse al festival: cinema, cioè cortometraggi e documentari, letteratura, arti visive, quindi pittura, scultura, video, installazioni, e musica. Gli artisti sono chiamati a uploadare le loro opere sul sito sul tema cibo e migrazione. C'è sia l'idea appunto del sogno, della valigia, di partire, poi cercando di, però di a volte di rimanere in contatto e di cercare il ricordo, e anche tornando alle tradizioni, perché in questo caso lo vedrete, impasterò questa farina. Com'è nata l'idea di questo festival e come si lega l'argomento del cibo con quello della migrazione? È nato un anno fa a New York e appunto essendo all'estero come migrante ho iniziato ad avere malinconia dell'Italia, a riflettere su questo tema e la malinconia più forte che ho avuto è stata quella legata al cibo. Da Palazzo Reale, Angela Nittoli, C6 TV.